L'endocrinologo pediatra è una figura specialista nella specialista, nella specializzazione, diciamo, che si interessa quindi di tutto quello che è la funzione endocrina, quindi gli ormoni per intenderci, quindi la secrezione ormonale a livello dell'organismo. Molte ghiandole sono interessate, tutte queste sono estremamente coinvolte l'una con l'altra nel creare un giusto equilibrio all'interno dell'organismo. E sostanzialmente lo scopo è quello di individuare patologie legate o alla carenza o a un eccesso di secrezione da parte degli ormoni stessi. Quindi per intenderci situazioni di alterazioni per quanto riguarda la velocità di crescita, quindi auxologiche, oppure dei disturbi della pubertà, nel senso di o ritardi o addirittura precocità puberali, o alterazioni a livello delle ghiandole surrenaliche ed anche tutto quello che può riguardare la funzionalità tiroidea, partendo dall'ipotiroidismo congenito alle forme di tiroiditi che poi possono sfociare in ipo e in ipertiroidismo. Il percorso dovrebbe intanto tenere in considerazione la figura del pediatra, in questo caso di libera scelta, che magari con una valutazione auxologica e quindi delle misurazioni nel tempo può accorgersi di alcuni piccoli deficit, come un rallentamento della velocità di crescita, che magari può richiedere anche un approfondimento diagnostico con degli esami ematochimici di routine, tanto per escludere un'interferenza organica in questo caso. Oppure loro a volte vengono loro stessi a richiedere una consulenza specialistica endocrinologica proprio perché magari hanno notato che il loro bambino rispetto al coetaneo non ha lo stessa, ad esempio, la stessa altezza, oppure cresce un pochino di meno, oppure i vestiti, per intenderci, sono sempre gli stessi da 2 anni e quindi non c'è un ricambio da questo punto di vista e nasce in loro una sorta di preoccupazione. Così come anche magari un bambino che è una bambina che magari inizia ad avere la comparsa di un bottoncino mammario dolente prima di quella che è l'età canonica e allora richiedono direttamente se stessi quindi questa consulenza specialistica per un approfondimento diagnostico. Il rapporto con il pediatra di famiglia sicuramente è importante anche per lo specialista endocrinologo, nel senso che con i colleghi che sono sul territorio si crea una sorta di scambio culturale, quindi una informazione attraverso anche la creazione di piccoli opuscoli oppure anche delle schede auxologiche dove possono segnalare quello che è la velocità di crescita, l'altezza target, l'altezza dei genitori, quindi qualsiasi possa creare comunque un dubbio, un sospetto per richiedere, tanto da richiedere appunto l'invio allo specialista. C'è una continua interazione quindi con loro proprio per magari con dei co piccoli corsi di aggiornamento per individuare quali sono i segni e i sintomi su cui bisogna porre più attenzione e quindi in base a questo magari richiedere proprio la consulenza oppure magari tranquillizzare anche il genitore stesso come dire no, va tutto bene, magari aspettiamo del tempo, eventualmente poi potremmo richiedere una consulenza specialistica, ma se non c'è bisogno sanno benissimo che può andare tutto bene. Nello stesso tempo, per accelerare o in qualche modo ottimizzare anche i tempi e tutto, noi abbiamo dato la possibilità a loro di eseguire, perché sempre legata a dei protocolli costruiti anche insieme, di eseguire degli accertamenti prima della visita specialistica, in modo tale che una volta che giungono nell'ambulatorio di endocrinologia ci sia già un pacchetto quasi formato, come dire una lastra della mano, un'ecografia pelvica se necessario, oppure già degli altri esami di base che possono essere effettuati tranquillamente a domicilio. Nella mia casistica effettivamente non ho trovato grosse differenze tra maschietti o femminucce in questo senso. Probabilmente sì, forse dipende poi dal fattore età che gioca molto poi la scelta o la decisione. Ovviamente tutto questo avviene in ogni caso, una decisione terapeutica prevede un follow-up, un controllo clinico auxologico nel tempo, proprio per valutare la velocità di crescita, cosa di cui oggi si è parlato abbondantemente, come i criteri axologici siano importanti e fondamentali nell'effettuare poi o come dire, nel cercare o nel sostenere una terapia sostitutiva come quella dell'ormone della crescita. Quindi,
Quello che ho notato è che la sensibilizzazione forse è aumentata, per cui tra la popolazione c'è maggiore richiesta di valutazione axologica, proprio perché c'è più necessità, cioè vedono più il confronto rispetto ad altri soggetti e quindi una richiesta sempre di più di screenare il proprio bambino per quanto riguarda la crescita e stare tranquilli che tutto vada bene e che tutto proceda secondo la norma. Sicuramente ci sono degli accorgimenti in più da parte dei genitori e a volte capita anche che proprio nel momento in cui andiamo a screenare un soggetto che ha un'altezza nei limiti della norma, ma che comunque magari può rientrare nel target genetico, oppure c'è stato un rallentamento della velocità di crescita, quindi facendo questi screening ematologici, ematochimici e andando a valutare magari la funzionalità tiroidea, disturbi del malassorbimento, qual è la celiachia. Può, e così è successo, emergere anche la scoperta di qualcosa che non entra niente con deficit GH, ma invece magari è stata posta diagnosi di ipotiroidismo latente, che però perdurava dal tempo e ha creato forse un rallentamento della velocità di crescita o addirittura di una malattia celiaca, quindi con un malassorbimento che pian piano ha creato appunto dei disturbi accrescitivi. Una volta che il soggetto è stato messo a dieta priva di glutine e quindi posta diagnosi di celiachia, il suo ritmo accrescitivo è ripreso nella norma e quindi diciamo che il problema è stato in qualche modo superato.